preoccupata a lasciare la maestra Fine. Tranquillo, dopo che ci saremo ambientati alle scuole medie saremo felici tutti insieme. Ciao. Che cosa ci va di qua? Siamo qui per caso. Io invece sono molto triste per lasciare questa scuola e la maestra Fina. Hai ragione, Carmelo, le nostre maestre ci hanno aiutato, supportato e visto crescere, pur facendo molti guai. Ragazzi, ci dobbiamo fare una ragione. Speriamo che le nostre strade non si divedano, manco nella scuola media. Perché uscendo dalla scuola materna, dove oltre ad imparare tante cose e giocare tutti insieme, non sapevo cosa avrei trovato. Ricordo come se fosse ieri il primo giorno di scuola. Quando ho visto tutti quei banchi avevo iniziato ad avere paura e non pensavo che potevo portare più i miei giocatori preferiti. I 5 anni di scuola li ho passati molto bene. Se devo pensare ancora a quando ero in prima, che non sapevo né leggere né scrivere, ora mi ritrovo qui in quinta e l'anno prossimo sarò nella prima. Lasciata in compenso è arrivata una compagnetta speciale, Maura, che abbiamo accolto con immensa gioia. Dopo che ci siamo trasferiti al piano terra per favorire gli spostamenti della nuova nostra compagnetta Maura, che l'abbiamo fatta sentire presto una di noi. La nostra compagna Maura è dolcissima e ha bisogno di tanta cura e tante coccole. Io spesso con alcune mie compagne, finite le attività, andiamo a giocare con lei cantandole delle canzoncine. Grazie a Maura, alle mie insegnanti e ai miei genitori ho potuto riflettere e capire molte cose che fino ad allora non consideravo.
ricordare che è stato insieme a noi per qualche anno, Francesco Siviano. Con lui eravamo tutti molto legati, infatti ci siamo rattristati quando la maestra Fina ci ha comunicato il suo trasferimento. La sua perdita è stata ugualmente un dispiacere per noi, infatti quando fummo al corrente di quanto accaduto ci rimarremmo tutti molto male. I primi anni sono stati molto belli per me. Ricordo quando la maestra ci faceva portare i giochi a scuola. Ho avuto sempre delle persone accanto a me, i miei compagni, e per me sono stati come fratelli, sempre allegri. In questa scuola, da bambina, sono diventata ragazzina e sono cambiata nella testa e nel cuore. Grazie alle mie maestre che mi hanno insegnato con amore. Tra qualche mese la mia scuola elementare entra nel bagaglio dei miei ricordi ed io sento già la nostalgia del distacco da esso. Dopo i primi 3 anni che ho frequentato nella scuola nel paese in cui vivo, Retano, i miei genitori mi hanno iscritto alla scuola Lombardo Radice, dove ho conosciuto compagni nuovi e maestri che mi hanno accolto benissimo. Abbiamo fatto i giochi scolastici, per cui siamo stati preparati dalla tutor Ivana. Durante questo periodo di giochi mi sono divertito molto, perché abbiamo fatto gare di corsa, di salto, e abbiamo fatto anche molte gare a squadre a chi faceva più canestri. Ciao ragazzi, siamo a conclusione dell'anno scolastico e quindi ci divertiamo un po' approfittando dell'insegnante che è assente, quest'oggi l'abbiamo mandata fuori, quindi vorrei ascoltare da parte vostra alcune considerazioni dopo questi 5 anni vissuti alla scuola primaria. Chiamo 5 vostri compagni qui a caso: Aya, Evan, Elena, Alessandro e Giulia. Venite qua e mi fate sapere un po' quali sono le vostre impressioni. In questi anni ho imparato a vivere insieme e a rispettarsi. Le maestre, con le loro parole, ci hanno insegnato ad amare la vita, ad essere onesti e di prestare aiuto alle persone in difficoltà e bisognosi. In questi anni sono cambiate molte cose. Sono cresciuto e sono diventato un ragazzino responsabile. Questo lo devo alle mie maestre, che hanno messo molto impegno. Infatti si è arricchita la mia cultura e la mia educazione. Tanto tempo è passato e fra non molto lascerò questa scuola, ma sono sicura che i validissimi insegnamenti e le esperienze di questi anni mi accompagneranno per sempre. Io porterò questi 5 anni nel mio cuore e quando avrò un problema so che mi potrò rivolgere alle mie maestre e non mi dimenticherò mai di loro per tutto quello che hanno fatto in questi 5 anni. In questi anni ho capito molte cose, alcune rimarranno per sempre nel mio cuore, altre mi sono servite per crescere e maturare. Adesso mi sento più matura, più responsabile, sento di aver acquistato fiducia in me stessa, anche se tutto ciò lo devo a una persona, la maestra Fina. Bravo, potete andare al posto.
molto dispiaciuto di lasciare questa scuola, soprattutto le maestre e i miei compagni, ma sono curioso di sapere come mi troverò nella nuova scuola. Siamo giunti quasi alla fine di questi 5 anni e sono un po' triste perché già so che mi mancheranno le maestre che mi hanno accompagnato in questi 5 anni. A loro dico grazie. In quest'ultimo anno ho promesso a me stessa di viverlo molto bene, sia da un punto di vista culturale, sia con voi tutti i compagni, dato che alle medie ci separeremo fra di noi. E questo lo devo anche per la cultura, per gli insegnamenti, lo devo anche alle mie maestre, soprattutto alla maestra Fina e Titti, che sono state quelle che mi hanno portato più gioia nel mio cuore. In questi 5 anni porterò nel cuore solo ricordi bellissimi e non dimenticherò mai l'affetto della mia maestra e la simpatia dei miei compagni. Spero che anche loro si ricorderanno di me. Porterò sempre nel cuore la dolcezza del cuore delle mie maestre, che considero come parte della mia famiglia. Come mamma hanno saputo leggermi negli occhi, stimolato e rimproverato e soprattutto imparato tutto ciò che oggi conosco. Dicono che quello che si impara alle elementari serve per tutta la vita. E se così sarà, grazie. A te che sei una maestra, ma anche una grande amica, compagna di strada di questi 5 anni. Ricordi ancora la paura di quel primo giorno, ma tu ci hai preso per la mano e ci hai portato con te. A te che con il tuo sorriso ci hai insegnato tanto, leggere, scrivere e contare tutte le stelle in cielo, e stare insieme tutti i giorni e volerci bene, a riconoscere la parte più profonda di noi. Abbiamo scritto una canzone che ti dedichiamo adesso, per ringraziarti e regalarti questo nostro ricordo, per tutto il tempo e la passione che ci hai dedicato. Con la dolcezza del tuo cuore tu ci hai istruito. A te che sei, semplicemente sei, la nostra maestra sei, maestra di vita sei. Illumini il nostro giorno come il sole in cielo, che ha reso questi anni per noi anni stupendi. A te che hai dato un senso a quello che non capivamo, perché nel mondo quante cose non conoscevamo. A te che sempre c'eri accanto quando piangevamo, e ci parlavi con dolcezza stringendoci un po'. Poi disegnavi in mezzo al cielo un grande arcobaleno, ritrovavamo il sorriso nel mattino chiaro. A te che in piedi alla lavagna mentre ci insegnavi, con il gessetto nella mano e davi molto di più. Se non capivamo tante volte alzavamo la mano, ti chiedevamo spiegazioni e solo tu ci davi. A te che sei, semplicemente sei, la nostra maestra sei, maestra di vita sei. A te che sei, essenzialmente sei, compagna di giorni sei, compagna di giorni sei. A te che sei, semplicemente sei, la nostra maestra sei, maestra di vita sei.